Ciao amici di Italia Top Games, seconda serata post-update, speriamo anche questa sera di fare buoni risultati e soprattutto che l'esperienza di gioco sia soddisfacente. Allora, no, Kobel no, Kobel così, e ragazzi tocca toglierlo sicuramente. Hakimi mi è piaciuto tantissimo ieri dentro... Diego, Armando, Maradona così e lo mettiamo trequartista e poi Messi casomai nel secondo tempo, bella riserva di lusso. Marquinhos, Marquinhos dai, preferisco Marquinhos visto la freccia, ma ne vediamo casomai nel secondo tempo. Bene così l'avversario. 4-2-1-3, 3056 anche lui, Ten Hag. Un bel tridente, però teniamo Hernandez. Mi pare che si trovi leggermente al di sopra di me nella graduatoria, comunque più o meno siamo lì, quindi si prepara una partita combattuta, presumo. Vediamo, vediamo che succede. Pretese. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è Andiamo. Una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da Williams. È un grande riflesso. Porca vacca, non l'ha fermata. Vabbè, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. È molto probabile che giocheranno palla a terra con una difesa così imponente. Il più classico dei Davide contro Golia. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. La gioca in profondità. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? William, splendida reazione del portiere. Non si passa. Vabbè, l'importante è che non segna, quindi va bene anche così. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Va con il passaggio corto. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia. Vai Diego, vai. Arca, vacca. Musiala. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Ci ho provato a fare il doppio tacco, ma prima è andato bene. Calcio di punizione. C'è, questo è vero. Calcio di punizione già battuto. Via in profondità, pallone morbido verso la fascia, vince il duello la fa sua. Hanno gestito davvero male il contropiede. No. So, bella parata di Ter Stegen. Questa è bella, questa è bella. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Con questo sono tre gli angoli della loro partita, ancora zero per gli avversari. Impatta di testa. Quanto li odio questi gol. Ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E la partita inizia alla grande, subito gol. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. No, ho sbagliato la stragrande io qui. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Neymar fa viaggiare il pallone in verticale. Teo Hernandez. No, non ci credo. L'ha sbagliata. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Volevo fare un'altra cosa, ma è andata male. Vabbè.
ci prova con un pallone profondo, la riceve sulla fascia, passa il pallone però male. Pericolo, bella parata di Ter Stegen, istinto e tecnica, che parata! Bisogna lodare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Possibilità di tiro, bella parata di Ter Stegen. L'avversario è tosto. Prova il tiro, ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per te. Ha delle qualità sopraffine, è un giocatore che può risolvere una partita da solo. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Ancora nessuno per i rivali, opta per il tocco corto. Prova a verticalizzare. Non perdono tempo, no. Spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento. Bravo, di Rodri. La gioca in avanti con un filtrante. Riconquistano subito la palla. Bastoni. Maradona. Lo spot in Milan. E dai, perché fallo questo? L'ha fatto lui uguale un secondo prima. Vabbè. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Si sbarazza dell'avversario. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco a vai. Dimostrazione di caparbietà difensiva. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Sbroglia evitando di farsela rubare. Hanno già riconquistato palla. Errore qui, pallone sprecato. Compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente no, è bravo l'avversario, è bravo, ma anch'io faccio troppi errori. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. La dà indietro per evitare grane. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Mbappé. E palla che scivola via oltre la linea. Dai ragazzi, sarà rimessa dal fondo. C'è da cambiare, Maradona non mi sta piacendo. In realtà mi sta piacendo quasi nessuno, ma anche per abilità dell'avversario ovviamente, però andiamo a cambiare qualcosa. Continua l'azione, la riconquista. Brutta palla qui nella terra di nessuno, una bella giocata nello spazio. Il Milan riconquista subito la sfera, opportunità di ripartire. Ecco Vinicius Junior. Questo era fallo, secondo me. Ho fatto fallo. Bello, 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 vai Neymar. No. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Mannaggia. Hanno molti giocatori con la stazza giusta per impattare di testa. Aspetta che mi sa che... Chi c'è? Rudiger, Rodri. Mettiamo anche Marquinhos. Quello che arriva, vai. Ci saranno 3 minuti di recupero. No, per poco. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto. Ci proverà. Palla a cercare la profondità. La gioca in area. Hakimi va alla ricerca di un compagno davanti. Prova a superare la difesa con un filtrante. L'arbitro dice basta. Manda tutti ad ascoltare discorsi motivazionali. Grande avversario la Pratese. Allora. Qualche emozione, un solo momento significativo che coincide con l'unico gol fin qui messo a reperto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Non sono convintissimo dei cambi, ma con questo avversario
Basta. Attenzione, un cambio. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Esagerato. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Si libera e va. Mané. Palla in mezzo. Spazza via la sfera senza tanti complimenti. La calcia in avanti, prova a salire. Ennesima palla recuperata. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. È una buona occasione per trovare spazio. Vinicius Junior. Musiala. Ecco Williams. La butta via, non trova altre opzioni. Si torna in campo e con qualche volto nuovo. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Il Milan al calcio di punizione. L'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Messi. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Vinicius Junior. Bravo Snyder. Profonda nello spazio. Intervento decisivo. Occasione per il contropiede. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Scattano in avanti per una controffensiva. Messi. L'affluenza di quest'oggi è di 81. Vinicius Junior. È stato bravo a smarcarsi in zona laterale e dettare il passaggio ai compagni. Hernandez. Occhio alla... Bella parata di Ter Stegen. Miracolo di Ter Stegen. No, bella parata. Un tiro decisivo. Invece l'estremo difensore ha reagito da campione. Snyder. Vedo vari uomini. Bella. Rimane il portiere da battere. Trova un modo per passare. Può colpire. Ma vieni! E l'Italia ha segnato il gol del pareggio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. A volte quando ci si avvicina alla porta, le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Perfetta parità dunque. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Prova con una palla filtrante. Grande Ter Stegen. Senza problemi. Ma che fa? C'è l'opportunità per il contropiede. Ottimo pallone in profondità. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Scholz è finito. E chi mettiamo? Xabi. Mettiamo Marquinhos mediano e De Ligt difensore. Che bella partita, veramente veramente bella. E non è finita. Sostituzione per il Milan. Avversario ostico, molto ostico. Neymar. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. Numero 42. Raffaele Leao. Lasciano il campo per
Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Snyder ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi no. Il Milan al calcio di punizione. Koundé cerca il movimento di sé in profondità. Chukwueze! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Rete pregevole, manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. No, una. E passano in vantaggio. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Rafael Leão. Bella azione sulla corsia di sinistra. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Accelera per smarcarsi. Il Milan al calcio di punizione. Questo non è rigore, fuori area. Vari giocatori in area, aspettiamoci un traversone, al massimo un tiro cross. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Attenzione al tiro. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Soltanto uno dall'altra parte. La gioca all'indietro. Tentativo verso la porta. Ci prova di nuovo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme. No. Ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Sergi Roberto. C'è spazio per andare in contropiede. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Pallone interessante in verticale. Koundé. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Cerca un nuovo corridoio in verticale. Palla buttata via, peccato. Chukwueze. Rafael Leão. Snyder prova a giocarla in profondità. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Si chiude dunque la sfida con solo complimenti per l'avversario. Nient'altro da dire. Ci abbiamo provato. L'avversario è stato nettamente superiore. Complimenti. Complimentissimi, al di là della divisione, eccetera. 22 punti in meno significa che l'avversario è di caratura. Vediamo. Sono soddisfattissimo. Sono soddisfattissimo della prestazione, nettamente. Avversario d'altro livello rispetto a me. E ho lottato, ci ho provato, ma è degnissima come sconfitta. Complimenti alla Pratese, se sei all'ascolto, complimenti, fatti vedere con un commento, complimenti, bella partita, davvero bella, meritata la sconfitta, ci mancherebbe. Allora, però adesso proviamo a rifarci, vediamo che succede. Allora, vediamo un po'. Kobel c'è. C'è anche Rodrigo. C'è Hakimi, che però non è stato performante come ieri. C'è Snyder. C'è Mané. E proviamo questo trio di piccoletti, che però non dovrebbe essere male. L'avversario 4-2-1-3. Neymar, Rashford, Mbappé,
Vediamo un primo giocatore della collaborazione con l'anime. Alonso, no, Costa Curta, no, no, no. Cominciamo così. E poi vediamo che succede. Gameplay perfetto. Penso sto registrando oggi, quindi venerdì. Mai giocato così bene di venerdì. Ringraziando il cielo, speriamo Buonasera, di continuare benvenuti così. Benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni signori, abbiamo signori, stasera? Ottime direi. Buono, quindi anche lui è un contrattacchista. Forza ragazzi. Siamo certi i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica. E non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. Si è cominciato Mannaggia. Subito. Italia e Roma. La gioca in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. La palla entra in area. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Maradona. No, Rashford. Prova a giocarla in profondità. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. No. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Maradona. Rashford. Prosegue il suo inserimento centrale. Ah. Ha spazio per provare il tiro. Opportunità per prova a tirare. Cobel chiude la porta. La spazza lontano per evitare pericoli. Prova con una palla filtrante. Prova la conclusione. Tenta di allontanare il pallone. È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Una giocata che vale quanto un gol. Maradona. Kanté. Rashford. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Palla a Maradona. Ottiene un buon calcio di punizione. È in ottima posizione. Ha preferito andare sul sicuro. La gioca in avanti, in verticale. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Ha provato a fare tutto da solo. Bravo. Non ha tratto in inganno la difesa. Cross di Rodrigo. Kanté. L'Italia finora non ha mai tirato in porta. Kanté. Si sta giocando da mezz'ora. La giocano rapida nello stretto. Ci prova con un pallone profondo. Intervento difensivo molto solido. Ah. Non si sono fatti superare dal suo estero. Neymar. Rashford. Usa le sue doti tecniche. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Da lì può segnare. Rodri. Prova a superare la difesa con un filtrante. Opportunità di ripartire. Questo non era fallo, Kanté.
Neymar. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. È mancato quel pizzico di fortuna finale. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Qui deve tirare. Un giocatore importante che ha scelto il momento giusto per affondare. Giocata di qualità che porta in vantaggio la squadra e che costringe gli avversari a rivedere completamente il piano partita nella ripresa. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. 1-0 dunque. Questa è una rete che cambia tutto, anche nella testa del mister. Buono! Adesso ha pochi minuti per pensare alle indicazioni da dare negli spogliatoi, ma direi che è ben felice di poterlo fare. Fred. Pallone interessante, in verticale. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tecato. Duro anche questo avversario, tosto, tosto. Il primo tempo ha regalato qualche emozione e un solo momento significativo. Quasi quasi, ragazzi. Fin qui messo a reperto. Ma lo faccio. Sono sì. Certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo il primo tempo. Vicino all'ingresso. Grazie. Sostituzione per l'Italia. Numero 6. Lascia il campo per inizia adesso il secondo 18. Tempo. Attenzione, una sostituzione. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e no. Continuare a fare il gioco. Perché? Come se fossero ancora perché? Sullo perché? 0-0. Kanté. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Lo supera. Chance per tirare. E c'è il gol. Ora doppio vantaggio per loro. Qui hanno difeso benissimo in avanti. Ma ne oggi è una cosa poi pazzesca. Devi anche essere bravo a ripartire. Però con rapidità. Non è finita, ragazzi. E lì hanno davvero fatto la differenza. L'avversario è davvero bravo e sono due. Oggi non quindi si ferma tocca più. Stare molto molto attenti. La gara sembra aver imboccato buono. Una direzione precisa dopo il secondo gol. Un gol determinante con due reti di scarto possono anche permettersi di Mané. E c'è ancora un gol, un altro gol per lui per vabbè anche Rodrigo è stato bravo e per non dimenticarla mai si porta anche il pallone a casa. Niente di più facile, è stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Vabbè, qualche contropiede fortunato, devo dire. 30 punti. Vediamo l'avversario chi era. È un diversamente emergente, diciamo. Vabbè, però nel primo tempo è stata dura. Va bene, vediamo l'ultima che deciderà se la serata sarà stata positiva o meno. Per il momento, a livello di punteggio, c'è un qualche punticino in più, perché ne ho persi 22 e ne ho ripresi 30. E vediamo quest'ultima, come va. Quanto stiamo a quasi mezz'ora, quindi sì. Un altro. Ragazzi, io da giovedì tutte connessioni a 4 tac, vabbè, non dico niente. Qui è dura, 16.003, un parigino qui ci starebbe bene, vediamo che succede. Oh, quante... No, vabbè, teniamo bastoni. Ter Stegen, dai, Ter Stegen. Rachmani, no, teniamo Rudiger... Va bene così, anche Mané, e dopo quello che ha fatto prima, lo metto, e sì, va bene così. Sì, partiamo così e vediamo. Avversario 4-2-4. Quasi quasi, ma sì, va. Esa è da... Fan paura, va bene, vediamo che succede.
molto molto offensivo, mettiamolo Costa Curta, mettiamolo. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo, signore, stasera? Signori, ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, c'è una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. C'è una grande attesa per questa partita. No! Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. La partita è già cominciata. Italia e Lewandowski! Pallone interessante, in verticale. La mette in avanti. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Vede lo scatto e cerca la profondità. Conquista palla in zona pericolo. Va bene, dai. Il traversone viene intercettato. Si riprenderà con un calcio d'angolo. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare se l'avversario salta più in alto di te. La spazza via, evita guai. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. No. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Una bella giocata nello spazio. Quanto ha rischiato Ter Stegen? Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Pallone per Neymar. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Palla in avanti verso il compagno. Errore qui, pallone sprecato. Rodri. Che giocata in dribbling. Prova a superare la difesa con un filtrante. Attenzione! No! Vuole segnare solo lui, Mané, stasera. Prova a darla profonda nello spazio. Mané! Donnarumma! L'ha salvata con dei riflessi da gatto! Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. La butta lontano dall'area. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Mohamed Salah. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ha spazio per... Attenzione al tiro! E c'è il colpo d'Italia! Ragazzi, stasera... Mané non lo so che c'è. Inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Si riparte dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Se ne... C'è tiro! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione, scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Ci prova con un pallone profondo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario.
giocata difensiva di grande spessore. La difesa si fa trovare pronta. Recuperano il possesso del pallone. Era al posto giusto, un bel anticipo. La riprendono immediatamente. Davis cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca un nuovo corridoio in verticale. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Neymar scintilla su quel contatto, ma la difesa la meglio. No, perché? Perché non l'hai mandata a Messi? La parete difensiva oggi è difficile da girare. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Neymar! Buono. Un buon tentativo, vabbè, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Sembrava quasi uno schema provato e riprovato in allenamento. Si è mosso con il tempismo perfetto sulla palla del compagno. Si vede che tra i due giocatori c'è una grande intesa. La recupera con grande senso della posizione. Lo supera. Non prova a tirare. Parata di Donnarumma. Mané. No. E però non ha trovato la porta. Che ha sbagliato Mané. Ma ha spaventato non poco gli avversari. Vabbè, non gli posso certo il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Sbaglia il passaggio mal calibrato. Lewandowski riconquistano subito la palla. Lewandowski salvati dal palo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare. Mamma mia, l'avevo vista dentro onestamente. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Buono, buono, buono. Arbitro che fischia alla fine della prima frazione di gioco. Il primo tempo va in archivio con un solo gol su Bellino. Al momento è quello che decide anche la partita. Che peccato per quel tiro di Mané. Vabbè, per il momento non cambio nessuno. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. L'Italia ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Costa curta. Difesa energica e decisa. Palla buttata via, peccato. Accelera per smarcare, chance per tirare. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Davis. Musiala. Oggi non gli danno tregua. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando. Anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Rodri. Costa curta. Ecco Lewandowski. Scholes. Passa il pallone, però male. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Un po' sono tutti un po' stanchi, ma io un'altra decina di minuti li faccio giocare. Attenzione, una sostituzione. È il momento dei cambi, c'è bisogno di forze fresche. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Cerca la Che peccato.
L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Viene dal pallone. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Messi, perché buono però questo. Dalla brucia l'ultimo difensore. Cercherà il tiro. Davis. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Si è fermato. Si sbarazza dell'avversario. Fa sembrare tutto facile in difesa. Calcio di punizione per l'Inter. Se vuole mettere in pausa. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Fa viaggiare il pallone in verticale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ripartiranno con una rimessa laterale. E adesso devo cambiare. Allora. Cambiamo proprio. Mbappé. Snyder. Ma sì. Sostituzione per l'Italia. Numero 11. Neymar. Costa numero 17. La gioca in avanti con un filtrante. Messi. Numero 7. Scholes. Rodri. Gioca una palla lunga. Lasciano il campo. Mette il turbo. Marchiano la palla prima che arrivi a distanza. Cristiano Ronaldo. Il numero 9. Cerca l'uomo là il davanti. Numero 5. Avanza Lager. Deciso. De Bruyne. Xabi Alonso. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Sono d'accordo con te. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Calcio di punizione per l'Inter. Occhio ragazzi. Neymar! Tiro davvero da dimenticare. No. Cerca il passaggio, ma non no. Trova la posizione. Mbappé. Buono. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. La butta dentro. Tenta di allontanare il pallone. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato. Non si passa. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Già. Intervento strepitoso. Subire un golore avrebbe reso difficilissima la situazione. Che succede? Stavamo 1-0. Boh, vabbè. 35 punti. 1404, ragazzi. Bene. Superiamo il 33% di vittorie. Cambiato tutto, ragazzi. Cambiato tutto. Sta tornando tutto come era. Avversario. Non è un emergente, ma comunque un ottimo giocatore. Non ho capito perché ho voluto chiudere prima. Ragazzi, vi do appuntamento a domani mattina. Ci sono tante cose da raccontarvi anche domani mattina. Buona serata. Ciao.